Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Mario Monti, ex presidente del Consiglio e senatore a vita. Buonasera, benvenuta Simona Bonafè, eurodeputata del Partito Democratico. E buonasera, ben arrivata Simona Sparaco, scrittrice. Allora, 6 anni fa, come molti di voi ricorderanno, Mario Monti venne chiamato per salvare l'Italia dalla bancarotta, nei fatti, visto che lo spread era arrivato a quota 600. E oggi? Subito dopo la pubblicità. Mario Monti, l'Italia è in queste ore di nuovo sotto forte pressione dello spread, che è arrivato a quota 200. Quanto è allarmante per il nostro paese questa situazione? Ma a differenza di 6 anni fa o 5 e mezzo, quando toccò a me, questa volta per la verità sono anche gli altri spread che si alzano un po'. Per esempio quello della Francia rispetto alla Germania, che di solito era incollato, anche quello si è alzato. Il che significa che c'è un fenomeno italiano, ma forse c'è anche un fenomeno europeo. Naturalmente la condizione italiana oggi credo che sia notevolmente più sicura, solida, stabile di quanto non fosse allora, e come abbiamo visto. Cosa glielo fa pensare? Questa nota di ottimismo ci rallegra, ci Ma fa vi molto ricordate, piacere. Vi ricordate che tutte le banche, gli analisti internazionali solo in novembre, non sono passati molti mesi, dicevano che in caso di un certo risultato nel referendum, adesso qui non intendo aprire la discussione, almeno da parte mia, se sia stato bene o no che il referendum non abbia avuto esito, l'esito anche sperato. Anche perché lei era per il no. Quindi. Ecco, no, ma il punto che voglio portare alla vostra attenzione e dei telespettatori è che sembrava che sarebbe stato il dramma per l'Italia in caso di no al referendum. Abbiamo visto che questo, per fortuna, non è stato. Certamente siamo un paese che negli ultimi anni ha da una parte sì cercato di mantenere in ordine la sua finanza pubblica, ma senza, secondo me, fare lo scatto necessario per ottenere sia la definitiva sistemazione della finanza pubblica, sia un po' più di crescita, perché forse le leve utilizzate non sono state quelle più opportune. Stavo per dirle che quindi i 3 anni di governo Renzi sono stati buoni, però no, in realtà lei ci sta dicendo. Per certi aspetti sì, per altri no, come credo si possa dire di qualsiasi governo. E se dovesse dare un voto da 1 a 10? Non credo che interesserebbe a nessuno. Sì, sì, a me. Ah, sì. Sì. Allora, me l'ha già chiesto qualche mese fa lei. Non mi ricordo che cosa le ho detto e non vorrei essere incoerente. non credo che mi abbia risposto a questa domanda. Molto buono come orientamento alle riforme strutturali, abbastanza buono nella realizzazione di alcune riforme strutturali, a mio personale giudizio non buono nell'impostazione della politica fiscale e purtroppo con un errore strategico grave, quello di avere scelto di legare il destino di 2 anni e mezzo di governo ad una priorità che secondo me non lo era, cioè quella della riforma costituzionale, avendo in questo modo dovuto tralasciare molte altre priorità. Onorevole Bonafè, Renzi di suo il voto di governo. Beh, lei immagino che darà 10, non so, 8, 9, qualche che voto dà il governo di Renzi. Mi dica. Lo vuole dire? Beh, io penso che sia stato un governo che indubbiamente ha portato avanti una serie di riforme che questo Paese aspettava da tanti anni, riforme strutturali, riforme che comunque la si voglia vedere servono e servono alla crescita, insomma. Ecco, penso che
Però mi scusi, siccome Renzi di Monti ha detto che la sua politica fiscale, lei lo accennava, Presidente Monti, era quella di Dracula, non è stata quella che ha salvato l'Italia alla fine poi dalla bancarotta? Beh, guardi, io insomma, se andiamo oltre Dracula, mi pare che Renzi abbia detto una cosa molto seria a suo tempo e che è tuttora insomma valida, e ha detto che questo paese muore di tasse. Cioè, ha detto che in questo paese la pressione fiscale è eccessiva. Lo era allora e lo è tuttora. Lo era al punto tale che è stata messa in campo una legge di stabilità, una manovra che andava proprio comunque a toccare l'abbassamento delle tasse. Voglio ricordare l'abolizione del costo del lavoro sull'IRAP, voglio ricordare per esempio la stessa IRES, gli 80 euro, però al di là di quello e al di là dei provvedimenti che sono stati fatti, io penso che Renzi abbia centrato anche un altro nodo, e cioè che noi non possiamo continuare solo con il rigore dei conti, ma abbiamo bisogno anche di rilanciare le politiche della crescita. Ecco perché prima le dicevo che sono state messe in campo una serie di riforme che vanno esattamente in quella direzione. Pensiamo alla riforma del mercato del lavoro. Che Gentiloni sta continuando, no? E che Gentiloni sta continuando. Pensiamo alla riforma anche della pubblica amministrazione. Insomma, appunto, poi si può pensare quello che si vuole, però queste sono riforme che, peraltro la riforma della pubblica amministrazione, vediamo proprio in questi giorni i decreti attuativi. E appunto l'azione di un governo attuale che sta continuando l'opera di riforma strutturale del nostro paese. Lei se la sente di esprimere un giudizio su questa classe dirigente italiana? Allora, innanzitutto l'idea di Dracula sulla pressione fiscale, sull'idea che un politico, una pressione fiscale possa in qualche modo essere paragonata a Dracula, mi fa pensare a una metafora che viene usata per fare leva sull'emotività delle persone. I politici parlano sempre alla pancia degli elettori, però chiaramente bisogna pensare anche che tipo di sistema fiscale è, se si accanisce su una fascia diciamo un po' più debole. È chiaro che allora Dracula forse è molto, come dire, è azzeccata come metafora. Ma fanno bene a parlare alla pancia della gente, i politici? Non sempre, perché diciamo che soprattutto quando si cerca di generare una paura, e quindi quando si parla a una persona che è spaventata e si fa leva su quella paura, forse bisognerebbe, invece che parlare alla pancia, cercare di proporre, essere propositivi e portare e dare fiducia. Visto che anche Grillo aveva invitato a votare con la pancia, forse se usiamo tutti un po' di più la testa, cominciare naturalmente da noi, non sarebbe male, vero Presidente Monti? Ma è meglio Renzi o Gentiloni come Presidente del Consiglio? Sono molto molto diversi, anche se hanno una linea politica simile. Forse l'ideale, come capita spesso nella vita, sarebbe una media tra i due, ma non si può chiedere troppa perfezione. Visto che mi chiede di Gentiloni, che si parlava di Dracula, proprio questi giorni ho visto uno scritto di Paolo Gentiloni pubblicato il 18 luglio 2012, uno scritto abbastanza lungo e che non ricordavo di aver letto all'epoca, intitolato L'agenda Monti. Si ricorda cos'era l'agenda Monti? Diciamo che credo che l'italiano medio lo associ molto a lacrime e sangue. Ecco, l'agenda Monti conviene al PD e parla di una lettera appello firmata da 15 parlamentari del PD, tra cui lui, erano tutti renziani sostanzialmente, e dicevano: attenzione, se poi trasmettiamo ai mercati e ai cittadini un messaggio di eccessiva discontinuità rispetto all'agenda Monti, rischiamo di ritrovarci in condizioni di emergenza perfino peggiori di quelle attuali. Poi parla della patrimoniale, cioè praticamente era montiano, della patrimoniale che auspica, e poi ha una chiusura quasi lirica, la prima volta che lo vedo lo ringrazierò. Perché noi appariamo e lo siamo sul territorio e in Parlamento come la forza determinante nel rendere possibile l'operazione di salvataggio dell'Italia ispirata da Napolitano e condotta tra mille difficoltà da Mario Monti. Questo patrimonio
di credibilità e di affidabilità è la dote più preziosa di cui dispone oggi il PD. Non dilapidiamo. È decisamente montiano. Io questo è l'unico commento che posso fare. No, ma senta, Monti, visto che si fa riferimento, no, anche qui all'agenda Monti. Comunque parliamo di Renzi, parliamo di Gentiloni soprattutto e parliamo del futuro, se posso permettermi. Appunto, ma siccome siamo arrivati a questa Italia e a questa Europa dopo anni di governo suo, di governo Renzi e soprattutto dopo anni di grande austerità economica. E ormai a detta di tutti questo ha fatto male all'Europa soprattutto, perché oggi le forze antieuropeiste hanno una leva fortissima con il continuo richiamo alle politiche dell'austerità che non hanno poi funzionato così bene se ci hanno portato a questo disastro attuale. I miei anni di governo sono stati 12 mesi e mezzo, fino a che il PDL non ha cercato di mandare a casa il governo, però ha tolto la fiducia. Io sono andato dal presidente Napolitano a dire che allora non ero io che non volevo più andare avanti. Comunque in ogni caso incombevano le elezioni e altri hanno governato più a lungo. Io sono contrario all'austerità, io non ho mai pronunciato la parola austerità. L'Europa non porta di per sé austerità, salvo una cosa che ho sempre rimproverato ai tedeschi e che avevo auspicato che il governo Renzi nei momenti di forza potesse imporre alla Germania come modifica del patto di stabilità, cioè non mettere nella gabbia del patto di stabilità gli investimenti pubblici. Una volta che, come credo avverrà abbastanza presto, si riuscirà a ottenere quello anziché giocare con questa flessibilità varia, nessuno potrà più dire che l'Europa porta austerità, a meno di tornare noi alla vecchia logica italiana di considerare che è normale che anno dopo anno ci sia un disavanzo pubblico anche al di là di quello che serve per finanziare gli investimenti. È d'accordo, Bonafede? Ma guardi, io penso che sì, una parte della, come dire, della vittoria dei populisti e dei populismi in Europa sia dovuto proprio alle politiche di austerity che noi abbiamo applicato negli ultimi anni, alle politiche di eccessivo rigore. E trovo anche che se qualcosa si è fatto in questi anni ed è andato proprio nella direzione della flessibilità, devo dire che è stato sotto forte, forte impulso anche del Partito dei Socialisti Democratici e devo dire anche forte impulso del governo Renzi, questo me lo faccia dire perché io dico sempre che oggi ci sono due risultati che noi abbiamo portato a casa. Uno è quello della comunicazione sulla flessibilità, perché è innegabile insomma che fino al punto in cui non è stata emessa questa comunicazione sulla flessibilità erano le politiche d'austerity a farla da padrone in Europa. E c'è un altro punto molto interessante. Noi abbiamo dato la fiducia a Jean-Claude Juncker, che non è propriamente un socialista, che era un fautore dell'austerity, proprio sulla promessa di una discontinuità in politica economica, che si è registrata con la presentazione del piano Juncker, che è un piano di investimenti pubblici, un piano, se vuole, che deve ancora dispiegare tutti i suoi effetti, un piano che, se vuole, è appunto magari in zona Cesarini, fuori tempo massimo, e che insomma mette in campo una mole di risorse che non è quella che ha messo in campo l'America di Obama, però comunque torniamo a parlare di investimenti. Ecco, però lei ha detto una parola, fuori tempo massimo. Lei che impressione ha di questa Europa? Pensa che lo stato di salute sia... Mi preoccupa decisamente e mi dispiace che oggi appunto la tendenza sia anche quella di dare molta responsabilità all'Europa e non assumersi alcune responsabilità e oltretutto mi dispiace che si stia perdendo fiducia, perché in realtà l'Europa già dal senso etimologico della parola che deriva dal greco Eurus, Ops, quindi l'ampiezza dello sguardo, dovevamo continuare a sognare e credere in questo progetto, invece in qualche modo la paura, oltretutto la crisi economica e le difficoltà ci portano ad avere sempre meno fiducia e ad aprire ovviamente il fianco, il fronte a come quello che sta succedendo in Francia, quindi il fatto che ci sia la possibilità, si parli di Frexit, di uscire dall'euro. Di uscire dalla stessa Unione Europea. Tra l'altro fa molto male sentire queste cose, ma non mi sento di dire chi ha torto, è quel messaggio che passa nei cittadini, ma fa molto male, è anche colpa di questa, cioè anche responsabilità insomma di queste classi dirigenti, perché appunto cioè oggi l'Europa, io ritengo che l'Europa sia comunque una grandissima opportunità,
è una grandissima opportunità, ma l'Europa così com'è non può funzionare, insomma, e le politiche d'austerity sono politiche che hanno creato le disuguaglianze sociali, non le hanno risolte. Forse siamo fuori tempo massimo, Presidente Monti, se la cancelliera Angela Merkel adesso cerca di spiegarci che sarebbe utile un'Europa a diverse velocità e tutti si interrogano su chi farà parte del nocciolo duro, del gruppo di testa. No, noi italiani dove saremo nel gruppo di testa? Ma anzitutto la ce lo spieghi bene però questo, perché sì, serie A o serie B? La cancelliera Merkel ha detto una cosa che esiste, quella delle velocità differenziate. Sì, però quello che lei dice, mi scusi, è, se abbiamo capito bene, che su alcune questioni chi c'è, e quindi non... Ma è già così. È già così, in Schengen chi c'è, chi non c'è oggi potrà entrarci in futuro, nella moneta unica anche, e l'Europa ha sempre funzionato così. Io penso che dal punto di vista italiano sia importantissimo, per ragioni economiche, ma soprattutto per ragioni di morale del paese e di altezza della nostra identità, se non vogliamo sempre essere dei mercanti di flessibilità, far parte della prima cerchia dell'Europa, e ne abbiamo tutto il potenziale. Mentre, per essere realistici, l'esito peggiore quale sarebbe? Ma abbiamo il potenziale o abbiamo i numeri? I numeri? Perché no, il potenziale è una cosa che avverrà in futuro se facciamo alcune cose. È ovvio che non abbiamo oggi i numeri, però il nostro è un paese che quando si è dato degli obiettivi in genere è riuscito a conseguirli. Perché non diciamo che l'Italia è l'unico paese del sud Europa che già nella primavera del 2013 è uscito dalla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo? Perché non diciamo che siamo l'unico paese del sud Europa che siamo usciti dalla crisi finanziaria, non ancora da quella economica, senza chiedere un euro di prestito alle istituzioni europee o internazionali? Sì, penso, mi scusi, faccio un po' l'avvocato del diavolo, che al cittadino medio italiano gli importi relativamente poco quando ci sono risparmiatori che hanno perso tutti i loro risparmi perché non abbiamo salvato le banche in tempo, quando malcontento oggi è talmente forte che questi argomenti rischiano di... Credo non essere nemmeno sentiti. No, credo di no, perché creduti. Il paragone che dobbiamo sempre fare purtroppo è quello con la Grecia. E allora se avessimo, che so io, preso a prestito dal resto d'Europa e dal Fondo Monetario Internazionale, qui a Roma si sarebbe installata la Troica, avrebbe gestito lei tutte le decisioni interne. I presidenti Letta, Renzi e Gentiloni, andando al Consiglio europeo, avrebbero tenuto il capo chino come degli agnellini, perché sarebbero stato un paese che doveva la propria sopravvivenza alla generosità degli altri. Lei crede che questo non faccia differenza per il tono e lo stato di un paese? Detto questo, noi rischiamo ancora, ma io credo che riusciremo a evitarlo, di essere fuori dalle due cose che saranno più rilevanti per l'Europa dei prossimi decenni, cioè la moneta unica e il movimento controllato dei flussi di persone. Il sogno di molti oltranzisti in Germania e nel nord Europa è che noi, i greci e qualcun altro del sud, si metta con le nostre mani, ci mettiamo con le nostre mani in una condizione di non far parte veramente dell'Unione Europea, ma di una specie di avamposto con cui troveranno delle modalità di convivenza, ma che avrà essenzialmente la funzione di proteggere quella che loro considerano la vera Europa dalle orde dei barbari. Che saremmo noi del sud. No, quindi, che sarebbero... gli africani, i medio orientali, eccetera. Perché siamo anche noi del sud Europa considerati da quelli del nord un po' dei barbari, perché questo, è un rischio, non paghiamo però abbastanza le tasse, non teniamo i conti in ordine. Questo lo dice una rigorosa alta la corruzione è molto alta. Sì, infatti noi siamo su tirolesi. Però questo è un rischio del dibattito sulla doppia velocità che c'è in questi giorni, perché bisogna un po' capire che cosa vuol dire doppia velocità. Cioè se la doppia velocità è riportare l'asse... Quindi non è chiaro neanche per voi che lavorate a Bruxelles.
No, beh, ma io, guarda, intanto parliamoci chiaro, cioè non è la prima volta, non è una new entry quella della doppia velocità, ne abbiamo parlato anche altre volte. Trovo che ci sia un merito però in questo dibattito, che è la volontà di rilanciare l'opportunità dell'Unione Europea e non lasciare spazio ai soliti populismi. Poi come facciamo questa Europa a due velocità o a doppia velocità è il dibattito, cioè tutto da costruire. Per questo che le dicevo, io ci vedo un rischio. Se l'Europa a due velocità è quella, Europa del Nord, Europa del Sud, dove noi faremo parte dell'Europa del Sud, beh, allora è un'Europa a due velocità che, lo dico subito, non mi piace. Se invece l'Europa a due velocità è quella che dice cominciamo con una cerchia di paesi a integrare maggiormente alcune politiche, fra cui quelle dell'immigrazione, quelle della difesa, beh, io penso che l'Italia da questa Europa qui avrebbe tutto da guadagnare e farebbe bene a stare alla testa della, diciamo, della locomotiva. Perché appunto, cioè, pensare di integrare le politiche dell'immigrazione significa, lei diceva prima, ma l'Europa così ai cittadini che cosa interessa? Beh, io penso che un'Europa invece che sappia risolvere i problemi del proprio tempo a partire dai problemi dell'immigrazione interessi come ai cittadini, perché è chiaro che se l'Italia è lasciata da sola collassa, va detto. Se invece l'Europa rispolvera quel principio di solidarietà che è uno dei valori su cui si è, diciamo, costruita e che i populisti mettono in discussione, perché tirare sui muri significa mettere in discussione il principio di solidarietà, allora insomma, allora non andiamo da nessuna parte. Sono interamente d'accordo. Siccome parliamo tutti indirettamente o direttamente di Germania, posso dire una cosa? Sì. Sui populisti. Scusi, interrompo solo un secondo. Ce la farà anche la Merkel a essere rieletta, secondo lei? Non è detto, stando ai sondaggi, perché un signore che si è fatto molta esperienza. Martin Schulz, ex presidente del Parlamento europeo, socialdemocratico. Indomiti, 700 indomiti parlamentari europei, potrebbe anche... Quindi non è sicuro che venga rieletto, secondo lei? Non è sicuro. Quello che è sicuro è che Schulz è la prima figura politica tedesca che arriva a quel livello, poi vediamo se ce la farà o no, avendo fatto tutta la sua attività politica solo in Europa. E questo la dice lunga. Questo la dice lunga. Anche sul clima che si respira in Germania, sul sentiment verso l'Europa, insomma. Che sì. Ma lei, mi scusi, l'ho interrotto. Sì, no, io stavo dicendo che io non li chiamo populisti, li chiamo nazionalisti. I nazionalisti non hanno un minimo di memoria storica. La signora Le Pen in Francia, quando dice io porterò la Francia fuori dall'euro e da tante altre cose, essenzialmente perché non tollera il dominio della Germania, non ricorda che è stata la Francia con l'Italia e qualcun altro a volere l'euro, non la Germania. La Germania voleva conservare il suo marco, certo. Ma il presidente Mitterrand e altri hanno detto no, ci fa troppa paura, adesso semplifico, una Germania riunificata che in più abbia la sua moneta forte, e hanno persuaso Kohl, che ci ha perso sopra le elezioni, certo, in Germania, per imbrigliare questa Germania improvvisamente. I nostri nazionalisti che vorrebbero uscire dall'euro in parte lo fanno perché pensano che la Germania straripi e domini l'Unione Europea, ma questo è come la politica dello struzzo, perché non credo che la Germania sparirebbe dalla carta d'Europa se l'Italia uscisse dalla zona euro o anche dall'Unione Europea, e saremmo molto più sottoposti allo strapotere della Germania. Faremmo una cosa sgradita ai tedeschi moderati e come noi filoeuropei, faremmo una cosa gradita per un anno o due ai nostri nazionalisti, che dopo un anno o due si accorgerebbero che la vita era migliore quando c'era un'Unione Europea che bene o male disciplinava anche la Germania. Ti pensa che in Francia sia possibile che in aprile vinca Marine Le Pen? Io credo che sia molto improbabile. Improbabile? Molto improbabile, però non è da escludere, dipende molto da quanto questo incidente grosso che è successo all'ex primo ministro Fillon per una questione di moglie e soldi pubblici lo indebolirà, perché se fosse lui e non l'astro nascente Emmanuel Macron ad andare al ballottaggio contro la Le Pen, può darsi che molti alla fine
dopo un'ulteriore martellante propaganda della Le Pen contro i vizi del sistema, vedete Fillon e la sua famiglia, allora votino per lei. Se fosse l'altro, penso che... Sì, probabilmente sarebbe meglio che ci andasse Macron, ma tutti i sondaggi peraltro lo dicono. Senta, Simona, le volevo chiedere, abbiamo parlato adesso a lungo dell'Europa. Lei ha scritto questo suo nuovo libro per Einaudi, intitolato Sono cose da grandi. E qui scrive praticamente una lettera al suo figlio che ha quattro anni e mezzo e cerca di rendere digeribili a un bambino i grandi temi del nostro tempo, no? Perché poi i bambini guardano dalla televisione ai telefonini, ai tablet, eccetera, e vedono soprattutto immagini di grande violenza, da quelli del terrorismo al terremoto. Come racconterebbe l'Europa di oggi a suo figlio? Intanto, visto che il libro è proprio un libro sulle paure dei nostri tempi, cercherei di insegnare a Diego a non avere paura dell'Europa, perché l'Europa è nata come la favola della buonanotte e adesso si è trasformata nell'uomo nero. E invece l'Europa è una grande, continuo a pensare che l'Europa sia una grande opportunità e che in questo momento erigere muri, sottrarsi, tornare indietro ci porterebbe a pensare in piccolo, quando invece dobbiamo continuare a pensare in grande. E quello che cercherei anche di raccontare è che non avere paura significa anche avere la forza di affrontare il nemico, che è l'aggressività verbale, la paura che il populismo, che le persone che in questo momento stanno facendo leva sul populismo cercano di far generare in noi. E a tal proposito mi ha colpito il discorso che è stato fatto da Emmanuel Macron a Lione, quando lui ha nominato la sua avversaria politica, la folla, ed erano migliaia di persone, la folla ha cercato appunto di fischiare, di inveire contro Marine Le Pen. E invece Macron, in questo mi ha colpito molto, ha affermato, ha avuto il coraggio di zittire la folla e di dire in qualche modo: noi non dobbiamo demolire il nostro avversario, noi dobbiamo costruire tutti insieme. E questa idea della costruzione poi è alla base di una grande scelta che io mi trovo ad affrontare all'inizio del libro, che in qualche modo, mentre lo scrivo, arrivo a compimento, e ha a che fare con la costruzione. Quindi avere fiducia significa anche costruire e impedire quindi a tutti quelli che in qualche modo cercano di fare leva sulle nostre debolezze, sulle nostre paure, e quindi di farci fermare, perché il terrore ci blocca. Un po' di paura è sana, ma il terrore no. Sentendola parlare, dopo aver letto rapidamente il libro, penso che lei sia una persona adatta a fare una cosa molto difficile ma molto importante: spiegare ai bambini che l'Europa è costruita per loro. Gli Stati membri hanno deciso fin dall'inizio di delegare all'Europa delle cose che sono per l'interesse di lungo periodo: la tutela ambientale, la finanza pubblica sana per non nascere già gravati di debiti, eccetera, eccetera, che l'Europa è costruita per loro. L'Europa non è stata capace di spiegare questo, lei lo sarebbe. Quindi ha un gravoso compito. E credo che abbiamo fatto anche dei grandi errori, bisogna dirlo, perché guardi, io insisto e ritengo che sia un'opportunità, insisto e ritengo che le sfide del nostro tempo non le risolviamo in chiave nazionale, però abbiamo fatto tanti errori, cioè l'Europa così com'è, dobbiamo dirlo, non funziona, non va bene. Infatti, dobbiamo rilanciarlo il progetto europeo. Diciamo, lo state rilanciando, ci state provando, e in tempi molto difficili, perché l'Europa, questa dei muri, delle barriere, dei nazionalismi, in realtà da qualche settimana ha un potentissimo alleato. Sentite appunto di Paolo Pagliaro. Donald Trump darà un forte impulso al protezionismo, ma non si può dire che l'abbia inventato lui. Solo nei paesi che compongono il G20, le barriere elevate dal 2008 al 2016 sono state oltre 3.500. Secondo uno studio presentato oggi da Sace, gli Stati Uniti, terzo mercato di destinazione dell'export italiano, in media hanno introdotto una misura protezionistica ogni 4 giorni, per un totale di 1.084 limitazioni. Seguono India, Russia e Gran Bretagna. L'Italia ha adottato 207 misure protezionistiche ed è al nono posto in questa classifica. Il protezionismo è spesso un boomerang, perché i paesi che ne risentono di più sono gli stessi che impongono le limitazioni, Cina e Stati Uniti in testa. Ma ne hanno un danno anche Germania, Italia e Francia, ovvero i paesi esportatori.
quasi un quarto di queste limitazioni, che spesso consistono in un eccesso di certificazioni, etichettature e regole doganali, impongono l'obbligo di avere almeno una certa percentuale di un prodotto o servizio realizzato nel paese. E questo vale soprattutto per prodotti elettronici e veicoli. Nell'annuale mappa dei rischi pubblicata da SACE, il quadro è quello di un mondo sempre più diviso, caratterizzato da un forte ripensamento della globalizzazione, con una dicotomia crescente tra mercati avanzati ed emergenti, segnati da elevati livelli di indebitamento, tensioni valutarie e instabilità geopolitica. Aumentano i rischi per chi esporta in Medio Oriente, Nord Africa, America Latina, ma non mancano aree in controtendenza. I paesi andini, Colombia, Perù, Cile, dell'area subsahariana e dell'Asia hanno rappresentato nel 2015 oltre 27 miliardi di euro di esportazioni italiane, più del doppio rispetto a Cina e India insieme. Presidente Monti, Trump riuscirà a sfasciare questa nostra Europa, secondo lei? È quello che vuole, perché lui non è a favore di un governo multilaterale della globalizzazione. L'Europa è l'unico continente che è riuscito a fare questo, bene o male, e serve un po' da modello agli altri. E lui questo non lo vuole. Bisogna vedere se riesce lui a disgregare prima l'Unione Europea di quanto lui riesca a disgregare gli Stati Uniti, perché mi sembra sulla buona strada da molti punti di vista. E visto da Bruxelles, chi sono i trumpiani più accaniti? Beh, tanto vi faccio dire che Trump, insomma, vengo dal Partito Democratico, quindi penso che la democrazia vada rispettata, anche quando magari non esprime un esito che avremmo voluto. Quindi Trump è stato eletto col voto dei cittadini e sta facendo le cose che ha promesso in campagna elettorale. Penso che appunto stia all'Europa a decidere da che parte vuol stare, perché nel momento in cui appunto Trump dice che della difesa europea se ne occuperà meno, beh, dobbiamo capire noi se vogliamo una difesa comune oppure se vogliamo sfasciarci. Ha ragione, a me fanno più paura i trumpisti di casa nostra, perché insomma non ci dimentichiamo che Trump sta avanzando il neoprotezionismo, il che significa che per un paese come il nostro, che insomma vive di export, potrebbe essere un grosso problema. O le dico anche questa, Trump sta dicendo che ci vogliono meno regole nella finanza, no, lo dico ai trumpisti di casa nostra, che invece ritengono che la globalizzazione abbia generato disuguaglianze perché non è stata gestita e non è stata governata. Insomma, le do subito la parola, voglio solo prima sentire Simone Sparacco, quali sono i trumpisti di casa nostra secondo lei? Quelli che parlano molto alla pancia degli elettori, e in questo caso secondo me Salvini forse è il più trumpista di tutti. No, io stavo dicendo che i nostri nazionalisti trovano conforto nel vedere che Trump dice America first, ma non pensano al fatto che lui dice America first, ma non Pennsylvania first, Florida first. E quindi se noi fossimo a livello di Unione Europea potremmo benissimo dire Unione Europea, Europa first, ma per avere una forza, io credo che comunque bisognerebbe governare il mondo in modo multilaterale e coordinato, ma comunque noi dobbiamo ancora arrivare lì per poter aspirare, se volessimo, ad una certa autonomia. E ha perfettamente ragione l'onorevole Bonafè, dobbiamo per esempio sulla difesa chiarirci le idee e anche sul bilancio europeo, perché certo, altrimenti non... Oltre alla difesa comune, mi piacerebbe anche un'Europa, per esempio, che istituisse per le Olimpiadi una squadra europea, perché così almeno si potrebbe creare un po' più di identità comune, perché il problema dell'Europa è anche un problema di identità. Di identità comune, non c'è dubbio. Grazie, devo chiudere. Grazie Presidente Monti, grazie Onorevole Bonafè, grazie Simona Sparacco, e ricordo il suo nuovo libro, Sono cose da grandi, edito da Einaudi. Linea Giovanni Floris al suo di martedì, e noi come sempre ci vediamo domani 8:30. Arrivederci. Thank you.